qualche volta si parla di TAV, anche quando in realtà TAV non è. E in generale credo che tratterà anche l'argomento dell'interesse nazionale che ha il nostro paese per i collegamenti con altri paesi dell'Unione Europea e più in là. Prego, professore. Grazie, buonasera a tutti da parte mia, grazie per l'invito. Io in una certa parte mi riallaccio ai discorsi fatti da coloro che mi hanno preceduto e vorrei iniziare sostanzialmente forse vengo più vicino. Dicevo, mi rilascio perché volevo, come dire, iniziare questo mio intervento ragionando un attimo sul significato del termine TAV, perché a mio modo di vedere è un elemento che può essere in gran parte dei discorsi abbastanza fuorvianti, perché TAV vuol dire effettivamente treno ad alta velocità, ma nell'immaginario collettivo parlare di treno ad alta velocità significa 300 km all'ora, significa traffico passeggeri, significa i freccia rossa, i treni d'Italo. Questo la gente capisce quando si parla di TAV. Mentre in realtà sulla Torino-Lione, ma anche sugli altri valichi, alcuni dei quali sono stati citati poc'anzi, in realtà si parla di qualcosa di diverso, perché si parla di velocità di esercizio sicuramente inferiore ai 300, 250, 200, 220 a seconda dei vari corridoi. Si parla di corridoi che nascono prevalentemente per il traffico merci, con esigenze di unire l'Europa. Si parla ovviamente di servizi, reti e servizi che devono andare bene per diverse, appunto, tipologie di missioni, non solamente per il Freccia Rossa e l'Italo. Quindi si tratta in sostanza di costruire linee ferroviarie moderne, non si tratta di alta velocità solo. Questo aiuterebbe probabilmente anche a smussare un pelo quelle che sono contrapposizioni che vengono agitate un po' anche nella discussione politica, nella ricerca del consenso. Cioè le contrapposizioni fra traffico passeggeri e merci, perché privilegiare i passeggeri, perché non le merci, i porti, l'impresa. La contrapposizione, cui faceva riferimento prima anche, fra i treni veloci e i treni regionali, fra i pendolari e gli utenti della V. Una cosa giustamente, come è stato ricordato, ripeto, prima, effettivamente abbastanza discutibile. Ma perché? Perché probabilmente è necessario avere in mente linee nuove, avere in mente una rete che sia in grado effettivamente di allocare i servizi di tutti costoro, perché sul traffico ferroviario è necessario che si muovano tutte le diverse tipologie di passeggeri, il traffico merci e così via. Dicevo, una rete moderna, ma perché moderna? Perché se io riprendo una slide che ho usato altre volte, se noi andiamo a guardare la situazione delle linee di valico che connettono l'Italia al resto d'Europa, qui avevo fatto una cronistoria della situazione per la nostra regione, a partire da 300 anni fa l'istituzione del punto franco, 1857, linea Trieste-Vienna a doppio binario, inaudita per quel periodo lì, con Semmering che è diventato un patrimonio dell'umanità. Dopo l'apertura di Suez, 1879, inaugurazione della Ponte Bana, 1887 la Triester Pelle, la linea della Varosandra, 1906 la Transalpina, 1909 la linea dei Tauri. C'è una stagione, diciamo, ampia, circa 50 anni, sì, però 150 anni fa, che permette di dare a Trieste un retroterra ferroviario che la fa sviluppare, tanto che prima del primo conflitto mondiale, nel 1913, si registra un picco di traffico per il porto di Trieste. Sì, ma non è che le altre linee che collegano l'Italia al resto d'Europa stiano molto meglio. Linea del Frejus, 1871, poco dopo il Camillo Benso Conte di Cavour, che studiamo a scuola nei libri di storia. 1867 il Brennero, 1882 la linea storica del Gottardo, 1905 la linea del Sempione. Qui si parte da situazioni in cui tutta questa rete, poi ce ne sono altre di più moderne che vedremo fra un secondo, ma queste linee storiche sono linee storiche di 150 anni fa, concepite circa 150 anni fa,
forse anche aperta all'esercizio 150 anni fa, anche 160, per cui concepite prima, peraltro con una vision geniale, se a distanza di 160 anni siamo ancora appoggiati a questo, come dicevamo prima, i nostri treni corrono ancora sui volti di Gega. Sì, ma se noi pensassimo in altre situazioni, ma noi useremmo Ursus, peraltro varato mi sembra 1914 per scaricare le navi del Molo VII, useremmo questo telefono o quell'auto, cioè sulle altre cose, noi fonderemmo il nostro sviluppo industriale su tecnologie di 150 anni fa? Beh, io penso di no, penso che nessuno di noi vada in cerca di comprare oggi quel tipo di autovettura. Quindi probabilmente è necessario andare a ragionare di una nuova stagione che in qualche maniera permetta di rileggere anche la dotazione infrastrutturale, tenendo conto dell'evoluzione che c'è stata, delle esigenze, del traffico, delle prestazioni dei treni, del numero di persone che si spostano e così via. Non è TAV quindi, ma secondo me è una visione di sviluppo moderno della rete ferroviaria. Sviluppo moderno che non può che agganciarsi a una visione di sistema, una visione più ampia, una visione continentale. Infatti citate prima tutti i ragionamenti europei della rete TEN-T. Beh, questa è stata una visione eccezionale dei primi anni 90. Cioè l'Unione Europea si è dotata di uno strumento di pianificazione che prevedeva sviluppo di strade, di ferrovie, di vie interne d'acqua, porti, aeroporti, poi più tardi autostrade del mare. C'era una visione generale di rete che si poneva obiettivi anche molto alti, perché era nata per ridurre le distanze, era nata per uno sviluppo territoriale, economico e sociale del continente, era nata per creare una coesione fra i diversi stati membri, che non erano ancora tutti, però già c'era la visione. Questo mi sembra una cosa molto interessante, facendo come nuove infrastrutture, ma anche il giusto equilibrio fra nuovo e upgrading dell'esistente. Sì, ma abbattere barriere che non sono solo infrastrutturali. Nel campo delle ferrovie sono note le barriere di carattere regolamentario, di standard, la famosa interoperabilità, la lingua. Quindi l'obiettivo è abbattere le barriere, l'obiettivo era eliminare i colli di bottiglia, ma con una vision molto alta, la coesione territoriale e lo sviluppo economico e sociale. Ma mi sembra uno scherzo e mi sembra una visione molto alta. Bene, in questo discorso c'erano e ci sono tuttora grosso modo tre direttrici orizzontali, delle quali una è quella di cui stiamo parlando. Sì, ma ce n'è un'altra subito a nord delle Alpi e ce n'è una ancora sopra. E ce ne sono una serie, semplificando, ma di direttrici più o meno verticali, nord-sud. Ce ne sono tre, semplificandole, che però l'Europa le punta sull'Italia. Il corridoio Rotterdam-Genova, il corridoio del Brennero, il corridoio sostanzialmente Adriatico-Baltico. Quindi l'Italia potrebbe beneficiare in questa visione europea non solo dei finanziamenti, ma anche di una visione che non la taglia fuori, le preoccupazioni che si dicevano prima. Anzi, la connette orizzontalmente e la connette verticalmente. Sì, poi ci sono anche altri due corridoi che ci riguardano di meno. Però questo è, secondo me, l'obiettivo. Cioè riuscire a capire che qui si tratta di una interconnessione di carattere europeo. Se ora andiamo più nel dettaglio, alcune cose sono già state dette prima, però se guardiamo la rete dei corridoi europei su scala italiana e guardiamo che cosa succede oltre confine o sulle tratte di confine, Torino-Lione, dicevo non è TAV, no, si parla di esercizio a 220 km all'ora, e ho messo punti di domanda sul periodo di attivazione perché stiamo a vedere cosa succede. Sul corridoio che interessa Genova, il tunnel dell'Edgeberg è già stato aperto all'esercizio nel 2007 con velocità di 200 km all'ora, la vecchia linea è rimasta in esercizio e c'è un esercizio integrato vecchia e nuova per categorie di servizi come si diceva prima. Il Gottardo nuovo è stato aperto all'esercizio nel 2016, il tunnel del Monte Ceneri che viene prima fra Chiasso e Gottardo verrà aperto a fine 2020. Tutti i corridoi, treni passeggeri a 200, treni merci.
queste sono realtà ormai. Il Brennero, è stato detto bene prima, c'è la tratta internazionale fino a Fortezza, poi le tratte di adduzione fino a Ponte Gardena, sopra Bolzano. Sì, sì. L'altra, Semmering e Corano. Non c'è più traccia della Venezia-Trieste confine, eccetera, come è stato ricordato prima. Sì, ma è interessante comprendere che non è che possiamo fermarci al confine, gli altri costruiscono questi valichi e noi? Sì, facciamo il terzo valico, non c'è dubbio. Facciamo un po' di potenziamento infrastrutturale, non c'è altrettanto dubbio. Ma sul Brennero, fra Ponte Gardena e Quadrante Europa, che non è che sia un terminalino proprio che non conta niente, no? Tutti voi lo sapete. Che cosa facciamo? Tutti i treni che usciranno nel tunnel di base del Brennero, cosa li mandiamo? Tutti in stazione a Bolzano? Tutti sul doppio binario Bolzano-Trento? Sì, lo possiamo anche fare l'upgrade, d'accordo, però. E così via, c'è una linea sicuramente moderna, Udine-Tarvisio. Sì, ma da Udine giù? Ma attraversiamo Udine peraltro, no? Insomma, voglio creare una serie di... No, ci sono una serie di punti di domanda per quanto riguarda la congruenza lungo lunghi itinerari delle capacità disponibili, perché altrimenti non servono a nulla, perché tutti ben sappiamo che comanda il collo di bottiglia. Il tratto più stretto è quello che comanda la capacità. Qui non, sembra non c'entrare niente il passo di palla in frasca, no? Io mostro questa figura, che è una figura storica, diciamo così, presa dal manuale della capacità delle strade, che è una bibbia per l'ingegneria dei trasporti. Queste sono figure, se guardate la tipologia di auto, questo credo che sia addirittura presa nella prima edizione del 1950. Perché l'ho messa qui apparentemente così? Perché si vede chiaramente come, e questa è una caratteristica che riguarda sempre tutti i sistemi di trasporto, come all'aumentare del traffico, progressivamente da qui, così, c'è un'infrastruttura sempre più congestionata. Ma l'aumentare del traffico, al di là di queste foto, ma penso che faccia parte dell'esperienza di tutti, che cosa ne è della qualità della circolazione? Ovviamente peggiora, perché ci sono le interferenze fra veicoli, fra pedoni, fra autobus, fra treni. Non è che non cambia, quindi c'è una regola di base del funzionamento del sistema dei trasporti, cioè che al crescere del traffico peggiora la qualità, ovviamente. Ma non interessa la qualità in termini di velocità, in termini di puntualità, in termini di affidabilità. Non solo, ma c'è un altro elemento fondamentale, che ogni sistema di trasporto ha un suo tetto, alto o basso che sia, ma non si può pensare di caricarlo all'infinito, questo sistema di traffico. Esiste la sua capacità, che ogni sistema di trasporto ha le sue regole, ma comunque sia la capacità è calcolabile. Esistono chiaramente tutta una serie di diagrammi, questo si riferisce alla strada, ma questa è una stima che abbiamo fatto noi attraverso sistemi di simulazione, vale anche per la rotaia, cioè l'aumentare del numero di treni che noi abbiamo immaginato di inserire sull'asse del Brennero, questa è la puntualità, chiaramente fino a un certo punto con l'upgrading, con l'RTMS, con i sistemi innovativi eccetera, si riesce a sostenere un aumento del traffico pur garantendo una qualità accettabile. Sì, ma arriva un momento in cui esiste un ginocchio, cioè per ogni decina di treni in più che aggiungo, crolla la performance del sistema. E non so bene se questo sia accettabile. Le RTMS, le tecnologie, certo permettono un po' di avvicinare, di compattare i servizi ragionando sul distanziamento, aiutano un po' per quanto riguarda la gestione della regolarità. Però non è che fanno miracoli sul tetto, lo alzano forse leggermente, ma non hanno evidentemente la possibilità di raddoppiare la capacità. Concludendo, dico, mi avvio verso le conclusioni, ma voglio dire ancora una cosa che secondo me non ha significato parlare di conflitti fra passeggeri e merci, fra pendolari e AV, va trovato un sistema che permetta di soddisfare le esigenze di tutti. Analogamente trovo che sia incredibile continuare ad agitare il discorso di dire noi non facciamo investimenti perché facciamo ciò che serve oggi, noi non facciamo la TAV perché andiamo a sistemare i giunti. Devono essere sistemati sicuramente anche i giunti, ma forse anche fatte le attività di upgrade, non c'è dubbio. Ma perché la logica, questo l'ho già presentata altre volte, se noi siamo in una situazione attuale, qui su quest'asse ci mettiamo il tempo,
Noi dobbiamo avere in mente dove vogliamo andare nel lungo periodo, anche perché nessuno è idiota, tutti sappiamo che se prepariamo o immaginiamo un'infrastruttura oggi non è pronta domani. Ma conseguentemente noi non possiamo aspettare di aver bisogno per dire allora vado, compro e domani accendo una luce. Perché in quel momento che lo decido so che quella luce la accenderò 20 anni dopo. Allora io devo pensarla subito nel lungo periodo, salvo poi tornare indietro e fare via via nel tempo tutto ciò che serve per arrivare a una realizzazione per fasi, passo passo rimuovendo quelli che sono i colli di bottiglia che rischiano di impedire l'avanzamento del traffico, ma facendo scelte che sono congruenti con la visione del lungo periodo, perché altrimenti vado a fare scelte sbagliate e butto via dei soldi, fare disfare tutto un lavorare, si diceva una volta, no? Invece così devo avere la visione. E chi mi permette di capire cosa serve, quando serve, dove serve? Adesso non entro nel dettaglio di questa figura, ma questo per dire che dalle esigenze del traffico si diventa un modello di esercizio, cioè quali treni, quando, quanti treni, di quale tipo devo far circolare? Diventa un orario ferroviario, perché la ferrovia ovviamente ha le sue regole, no? Questo orario dipende da come è fatta l'infrastruttura, dipende dai sistemi di distanziamento, di segnalamento, dipende dalle caratteristiche del materiale rotabile, tutto quanto deve essere congruente per fornire effettivamente una serie di risultati ottenuti. Se questi risultati sono adeguati, perfetto, vuol dire che ho capito anche perché ha avuto un significato fare l'upgrading o la nuova infrastruttura, ma se viceversa questi risultati non sono positivi e trovo dei colli di bottiglia, devo velocemente cercare di capire cosa posso migliorare per rimuoverli. Se voglio evitare che un problema di carattere infrastrutturale o di servizio costituisca un ostacolo alla crescita del traffico. Anche perché il traffico, se non può crescere, va da un'altra parte, non è che... Concludendo, secondo me è necessario, senza visioni di altro, ma avere una corretta pianificazione nel tempo di quelli che sono gli interventi, per garantire nel tempo, e questo non è un dettaglio, una corretta congruenza fra le caratteristiche della domanda, cioè dell'esigenza di muoversi, e le prestazioni dell'offerta. Cioè la possibilità di... Perché è una soluzione più sostenibile ambientale.